Ho sentito vibrare le tapparelle, ero a far colazione, quindi è stato molto, molto pauroso. Mi sono vestito e sono uscito. È stata avvertita chiaramente anche ad Arezzo e in tutta la Toscana la forte scossa di terremoto nelle Marche. L'ho letto un po'. Si è mosso un po', poi ho guardato il lampadario, un pochino si è mosso. Alle 7:07 la prima scossa di magnitudo 5.7, l'epicentro in mare davanti alla costa pesarese ad una profondità di 8 km e a 30 da Fano e 35 da Pesaro. Sembra che non abbia provocato nessuno tsunami, perché non è abbastanza forte, nonostante che la profondità sia superficiale. C'è stato poi uno sciame sismico con altre decine di scosse in 3 ore con una forza compresa tra 2.4 e 4 di magnitudo. Non è da escludere che siano anche altre scosse magari un po' meno forti di questa di stamani, che questo fenomeno non cesserà prima di qualche giorno, se non settimana. Il sisma è stato generato da una faglia di compressione. L'Appennino si allarga. Praticamente la parte nostra rimane ferma e a partire dalla faglia altotiberina si sposta verso nord-est. E questo spostamento riscontra dall'altro lato la placca balcanica e quindi qui una deve cedere, una va giù. Sono terremoti che non sono sconosciuti. Nel 1930 ha fatto il terremoto di Ancona, di Senigallia, e nel 1916 è un evento che è quasi gemello di quello che è successo oggi. La terra ha tremato anche in Toscana. Le province dove il sisma è stato avvertito di più sono quelle di Arezzo e Firenze. Non sono previste però conseguenze in Toscana e ad Arezzo? No, qui non abbiamo, siamo al di fuori del raggio che interessa questo terremoto.